Alessandria un servizio mobile che invia notifiche tempestive sulle aree allerta in tempo reale. Senza la necessità di installare un'app. Il progetto è ancora in fase definizione. Ma consentirà a tutti i proprietari un telefono cellulare ricevere informazioni rapide e fondamentali su situazioni allerta reale. I primi testi di ITART si svolgono questi giorni in Toscana. Ma anche a luglio lo faranno essere condotto Sicilia, Calabria, Sardegna ed Emilia-Romagna. Per il Piemonte, l'introduzione è prevista per la fine dell'anno. Forse già entro l'autunno. Ma in cosa consiste il servizio di notifica? Quando si prevede un avviso imminente, il sistema automatico del Dipartimento di Dati Sensibile invierà un avviso al telefono delle persone che si trovano in una specifica area telefonica. La notifica si baserà anche su un sistema a colori arancione e rosso, con possibile introduzione di giallo. In Italia il servizio sarà operativo per aree sismiche, onde anomali e aree vulcaniche. Nel nostro territorio, funzionerà per gli eventi sismici e le inondazioni dei fiumi che fanno il bagno provincia di Alessandria e i flussi che colpiscono le aree vicine. Non ci saranno preregistrazione e il servizio avrà una suoneria unica e riconoscibile. Un trill particolare, quasi fastidioso, che sarà attivato solo per una certa eventi di allerta confermati. In pratica ITART funzionerà in modo simile all'SMS automatico che vengono ricevuti all'estero dalle compagnie telefoniche, ad esempio, dopo l'atterraggio in aereo o per il superamento delle dogane. La connessione internet non è richiesta, in base alla cella del telefono. ITALERT funziona anche offline. È un progetto collegato all'Unione Europea, con l'obiettivo migliorare il sistema di allerta e garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni emergenza. Durante la fase di sperimentazione tecnica a livello regionale, la partecipazione dei cittadini sarà richiesta anche tramite un questionario per essere completato. Le domande sono semplici e puoi rispondere gratuitamente tramite messaggistica. Al fine di creare un sistema efficiente che si adatta a situazioni specifiche di ogni territorio. Questo sistema è già stato usato in passato durante alcuni terremoti, come quello del 2009.